saluto agli amici di Lettura del Libro e naturalmente alla sua straordinaria conduttrice Anita Bucca. Mi chiedi una definizione di Luigi Milani, scrittore? Beh, è difficile darla, perché in realtà non so bene chi sia Luigi Milani, scrittore. Posso dirti questo, che la scrittura per me è un mezzo di ricerca. È un modo per cercare di definire meglio chi sono, anche attraverso il rapporto con gli altri. È un tentativo, se vuoi, anche di cambiare forse la realtà, il mondo che ci circonda. Alcuni dicono che gli scrittori scrivono in fondo per sfuggire alla realtà che a volte trovano sgradevole. E chi sono io per negare una simile affermazione? Per quanto riguarda il libro oggetto della tua video recensione, invece, ossia Nessun Futuro, posso dirti che la sua gestione è stata piuttosto intensa, non voglio dire travagliata, ma certamente abbastanza lunga. Nato con l'idea di un semplice racconto, il testo si è poi mano a mano via via ingrossato fino a divenire il romanzo piuttosto voluminoso e corposo che conosci. E tutto questo è avvenuto in maniera abbastanza naturale sulla scorta di suggestioni che si sono innestate via via sull'idea originale. L'idea originale è semplicemente quella di una rockstar che a un certo punto scompariva, e su questo poi si sono innestate altre idee, altri spunti legati in qualche modo anche alla vicenda di Kurt Cobain. Tra l'altro, nella vicenda si innesta a un certo momento anche l'11 settembre, di cui proprio in questi giorni ricorre il tragico anniversario. È un libro che è andato anche piuttosto bene, mi ha dato parecchie soddisfazioni per essere il mio primo romanzo. Altri argomenti, mi chiedi come sono stati i miei inizi nel mondo della scrittura. Beh, sai, come facilmente intuibile sono stati abbastanza laboriosi, abbastanza impegnativi, nel senso che necessariamente si è dovuti passare attraverso quella che è un po' la classica gavetta, ossia inviare manoscritti, inviare i primi racconti, raccogliere timidamente con una certa apprensione anche i primi pareri. Pian pianino nel tempo ho acquisito, non dico sicurezza, ma un minimo di consapevolezza dei miei mezzi espressivi. E ho cominciato a pubblicare una prima raccolta di racconti nel 2009. A questa è seguito poi questo romanzo, Sul Futuro, e approfitto anzi dell'occasione per segnalare a te e ai tuoi spettatori che a breve uscirà una mia nuova raccolta di racconti dal titolo Seasons, pubblicata dalla Delirium Edizioni. Con questo è tutto, io non vorrei avere ammorbato più del necessario i nostri spettatori. E con questo ti saluto e a presto, e mi raccomando, continuate a leggere, la lettura è importante. A presto. Grazie a te Luigi per aver arricchito questa video recensione con la tua voce e con le tue parole, sei sempre il benvenuto, ricordalo. Ciao ciao Luigi, ciao ciao! E adesso passiamo al Reflections di Francesca Gonzato Pirolpe. Francesca, Francesca, cara Francesca, innanzitutto colgo l'occasione per salutarti perché sicuramente ci starai vedendo. Ciao Francesca, un bacione, spero che vada tutto bene. Allora, dico qualcosa di te. Francesca Gonzato Pirolpe vive a Schio, in provincia di Vicenza, con il marito e i loro due figli. Laureata in economia e commercio, dirige l'azienda di famiglia. Reflection è il suo primo romanzo. Allora, con Reflection sì, io ci ho fatto una battaglia, e Francesca lo sa. Nel senso che quando il libro mi è arrivato l'ho lasciato un po' da parte, ho detto non è il momento, non è il momento di leggerlo, devo trovarmi nella predisposizione d'animo giusta. Poi sembrava essere arrivato questo fatidico momento e di conseguenza ho iniziato a leggerlo. Le prime pagine si sono trascinate proprio lentamente e l'ho messo di nuovo da parte. Gli ho concesso una seconda possibilità, ma la situazione non è cambiata di molto, è rimasta invariata, quindi l'ho rimesso da parte. Poi l'ho ripreso a distanza di un po' di settimane, di un po' di tempo, e mi fermavo
sempre allo stesso punto, le prime 50-70 pagine, così che ho scritto all'autrice e ho detto: Francesca, non ti dispiacere, ma non riesco proprio a integrarmi bene con la tua scrittura e con la tua storia. A mio parere non è questione di stile, perché Francesca scrive bene, ma piuttosto di momento, indisposizione d'animo. Ecco, ricollegavo sempre il tutto a una mia colpa. Però Francesca mi ha un po' spronata e mi ha detto: dai Anita, provaci, ti prego, almeno supera quelle 50 pagine, perché dopo la storia, così come molti altri lettori mi hanno confermato, ingrana, quindi poi va avanti. Beh, devo dire che ringrazio Francesca per avermi dato questa spinta, questa sollecitazione, perché il romanzo poi finalmente sono riuscita a terminarlo. Sono riuscita a terminarlo e è stata una lettura, dopo superate quelle 50 pagine, abbastanza piacevole. Allora, la protagonista è una adolescente, si chiama Lily, e durante la festa della laurea del fratello conosce il gruppo musicale che anima la serata e si innamora di uno dei componenti del gruppo, il cui nome è Tommaso. Tommaso incarna il prototipo dei fanciulli, dei maschietti che si leggono molto ultimamente nei romanzi di questo genere. A proposito di genere di romanzo, poi ricordatemi, devo dirvi una cosa su Reflections, sulla categoria narrativa a cui appartiene, di questo genere, ovvero un bel ragazzo, un bel fusto, con occhi penetranti, capelli un po' arruffati, un sorriso da capogiro e una capacità di ammagliare e sedurre ineguagliabile, veramente irresistibile. Ok, tra i due scoppia una sorta di scintilla, una sorta di attrazione fatale. Lei non lo cerca, devo dire la verità, cioè lo cerca con il pensiero, la protagonista, e un po' si trastulla con fantasie varie, immaginando possibili situazioni, le situazioni di lui e lei, ecco. Però succede poi per caso che si rincontrano nella gelateria dove lei lavora, per arrotondare un po' le entrate, perché lei comunque vuole sostenere la famiglia, che è una famiglia che le è molto vicina. E in questa gelateria avviene il secondo incontro con la band, e i due si danno appuntamento, o meglio no, perdonatemi, niente, non succede nulla. Lei a scuola decide di frequentare un suo compagno, che è il contrario, è l'esatto opposto di Tommaso, cioè un tipo piuttosto impacciato, carino sì, e che le riserva anche delle attenzioni, cortesi, cavalleresche, è un ragazzo galante che non vuole farle mancare nulla, che la rispetta, che le vuole bene. E lei si lascia corteggiare. A un certo punto, sentendosi un po' affranta, perché è sicura di non piacere a Tommaso, è sicura di non poter essere all'altezza delle sue aspettative, e allora si abbandona alle sensazioni che le fa provare, che le procura la vicinanza di questo compagno di classe, che si chiama Massimiliano, Max, il suo compagno di classe, e dal frequentarsi, dal conoscersi e poi dallo stare insieme, da chiacchierare, da condividere alcuni momenti di vita, alla fine si scambiano delle fusioni, quindi tra i due sembra nascere qualcosa di più, però il pensiero, la mente di Lily, inutile negarlo, è sempre rivolta a Tommaso, che ad un certo punto però ricompare nella sua vita. Grande entusiasmo per Lily, che quindi accetta l'invito di Tommaso, che le chiede un appuntamento. Insomma, i due
si frequentano, si piacciono, però il fratello di Lily ad un certo punto la mette in guardia e dice: stai attenta, perché Tommaso ha piacere a uscire con te, ti trova carina, ti trova spassosa, però a lui è successa una cosa e quindi non vorrei che poi ti spezzasse il cuore. L'animo della protagonista diventa ancora più tormentato, oddio, che fare, come comportarsi, forse è meglio lasciar perdere, fino a che poi non avverrà l'incontro con il suo alter ego. E questo incontro sarà appunto sulle venature fantastiche, perché a parte che l'alter ego di Lily, che adesso entra in campo e quindi devo necessariamente descrivervi, devo necessariamente parlarvi dell'alter ego, che vive in un mondo, diciamo, a specchio, dove però la natura è molto più aspra, la natura è più selvaggia, dove io ho respirato l'odore della terra, non so perché. E quindi questo alter ego vive in questa dimensione dove, come spiegarvi, si tengono dei duelli, c'è un'arena, c'è una grande arena dove si tengono questi duelli con un trofeo da conquistare. Bisogna essere capaci di vincere questo trofeo, ma questo trofeo non è un premio qualsiasi, ma ha a che fare con il sentimento. Non vorrei nemmeno scendere nei particolari, perché altrimenti vi faccio spoiler e poi vi rovino tutta la sorpresa e il gusto della lettura. Però è un'idea originale per tutto ciò che riguarda la realtà e i personaggi racchiusi nell'altra dimensione. Queste due personalità, l'una serve all'altra, l'una è importante per l'altra, però a muovere un po' gli ingranaggi è soprattutto l'alter ego che si trova dall'altra parte. Ora, Reflections ha un finale, anche questo, molto lineare, gustoso leggerlo, e che forse può lasciare spazio a un seguito che, da quanto mi è sembrato di capire leggendo sulla bacheca della pagina Facebook dell'autrice, ci sarà, è già in fase di scrittura. Bene. A proposito di genere, Reflections è il primo romantasy italiano, infatti Francesca Gonzato Quirolpe è la fondatrice di questo genere innovativo, che vuole un po' essere una commissione tra il romance e il fantastico, il romantasy. Allora, considerazioni personali. Reflections, come vi ho accennato all'inizio, è un romanzo che tutto sommato ho letto alla fine con serenità, con tranquillità e anche con riuscendone a cogliere i pregi. Sono riuscita anche a captare l'intenzione dell'autrice di voler conferire alla trama un aspetto, una veste originale, personalizzata. Rimane una piccola parte che poi è costituita proprio la scelta del personaggio maschile, della figura maschile, che ho trovato simile un po' a quelle sempre più ricorrenti nei romanzi degli ultimi tempi e di questo genere, e un po' anche al modo in cui si sviluppa la vicenda d'amore, che a mio parere è parsa un po' statica, un po' in sapore. Però sono mie impressioni, Francesca, sono mie opinioni personali. Sicuramente a molti altri il romanzo invece sarà piaciuto. Bene, la mia video recensione termina qui. Intanto vi auguro, come sempre, di fare tantissime fantastigliose letture. Ciao ciao amici, alla prossima, ciao ciao!